Venite con me, ma fate piano. È meglio non svegliare questa bestia. Ragazzi, questa è la Polestar 2. Possiamo in realtà parlare tranquillamente, anche se in realtà il nome Beast questa vettura l'ha davvero, anzi questa versione l'ha davvero, ma oggi voglio raccontarvi proprio di quelle che sono le sensazioni di guida di quest'auto e di quelle che sono le caratteristiche di questa vettura e anche di Polestar in generale, un po' dalle sue origini fino poi alle produzioni di serie che sono state inizialmente la Polestar 1 e la Polestar 2, appunto come vetture a sé stanti, come marchio a sé stante, e anche precedentemente con delle piccole elaborazioni di vetture del marchio Volvo. Come sapete, questa vettura nasce su una base Volvo, quindi sul telaio CMA già utilizzato anche su altre vetture del marchio svedese, e questo esemplare rientra all'interno delle 270 vetture create proprio sotto il nome BST Edition 270, dove appunto BST sta per Beast, bestia appunto in italiano. Il nome già fa presagire un po' qual è anche l'impostazione di questa vettura, molto sportiva, ed lo è veramente, poi lo vediamo nella parte guidata, ma anche molto potente. È la vettura più potente della gamma nella sua configurazione da 350 kW, ossia quasi 500 cavalli di potenza massima. Questa Beast Edition 270 però non è l'unica versione disponibile nella gamma Polestar, ce ne sono anche altre con varie configurazioni, non solo proprio a livello di dotazioni, ma anche di powertrain, quindi pacco batteria e motore o singolo o doppio, quindi quest'ultimo con la trazione integrale. Per avere tutte queste informazioni non dovrete fare altro che andare direttamente sul link qua sotto in descrizione e avere così accesso a drivekey.it. Sulla nostra piattaforma potrete vedere il listino, le offerte disponibili in questo momento e potrete anche confrontare, volendo, questa vettura con le altre in vendita in Italia. Andate a vedere sul link qua sotto in descrizione per scoprire di più. Se questa Polestar 2 vi sembra un po' diversa rispetto alle altre, beh, non avete le allucinazioni, perché questa vettura è diversa esteticamente in alcuni dettagli che la rendono totalmente un'altra vettura, a mio avviso. Infatti gli inserti in plastica che troviamo sui passaruote nella parte sottostante della carrozzeria, ma anche nella parte anteriore e posteriore, sono verniciati col colore carrozzeria. Questo porta quindi ad avere una migliore presenza su strada e più sportività. E poi questa vettura ha cerchi da 21 pollici con una gomma particolarmente ribassata e pinze freno Brembo all'anteriore. Il nome Polestar, come sapete, circola da tanto tempo nella galassia Volvo, ma anche se in realtà all'inizio, nel 1996, quando è stata fondata la progenitrice proprio della Polestar, non si chiamava così. Una scuderia che nasceva proprio per far correre vetture di qualsiasi marchio, ma con il tempo è diventato sempre più forte il legame proprio con il produttore svedese. Tanto che poi si parlò ad inizio degli anni 2000 anche di una C30, la compatta di Volvo, fatta solamente da Polestar, quindi la prima Polestar di serie. Poi si parlò anche della S60, arrivarono poi successivamente delle versioni molto più pompate, più pesantemente, diciamo così, bombardate per dare maggiore prestazioni a tutti i clienti Volvo. Ma nel 2017 arriva la Polestar 1, ibrida plug-in, vettura che sarei curiosissimo di provare, fantastica secondo me, un po' per le specifiche, un po' anche a livello estetico. Questa vettura riprende un po' quella filosofia, riportandola però nel mondo del full electric, e quindi si arriva appunto nell'arco degli ultimi 25 anni più o meno, poco di più, ad avere una vettura completamente diversa, un marchio stravolto, ma sempre comunque con le sue radici piantate direttamente nelle vetture ad alte prestazioni. Oltre all'esterno, anche gli interni della Polestar 2, anche in questa versione BST, sono decisamente sportivi. All'anteriore troviamo il posto del guidatore e del passeggero, molto ben distinti. Questa è una caratteristica tipica appunto degli abitacoli più disegnati per essere sportivi, magari non propriamente il massimo della praticità, ma più sportivi, quindi con questa enorme porzione centrale che va a separare bene e farmi sentire molto ben accolto e raccolto, soprattutto nella mia posizione di guida. Posizione di guida che non è bassissima, avrei preferito anche una posizione più bassa, questo però è un punto di compromesso con le altre versioni, magari appunto più pensate, non necessariamente per chi cerca la sportività, ma da questo punto di vista avrei voluto vedere maggiore possibilità di personalizzazione, viste anche le cifre in ballo. Ma per il resto l'abitacolo rimane lo stesso della Polestar che già conosciamo, bello, ben disegnato, oltretutto a livello di design appunto tipicamente scandinavo, molto lineare per quel che riguarda il design, quindi non abbiamo grandi stravolgimenti, belli due o tre tocchi di design, ovviamente nella porzione centrale della plancia questo tessuto che viene poi ripreso sul pannello porta, e qua abbiamo anche nascosto direttamente l'altoparlante del sistema audio, quindi ben nascosto, e va a liberare la porzione più in basso dove abbiamo un piccolo spazio ulteriore per riporre ancora qualcosa. Ci sono però alcune cose che non mi sono piaciute di quest'auto e ve le racconto insieme a ciò che invece mi è piaciuto di questa Polestar 2. Quest'auto ha un sistema di infotainment basato su Android, non Android Auto, ma Android Automotive, quindi un sistema interamente pensato per essere sfruttato come sistema operativo per le vetture.
sia sul sistema di infotainment che sulla strumentazione, dove infatti ho Google Maps direttamente riportato lì, lo ritrovo anche qui chiaramente con altre funzionalità di connettività, tra cui pensate anche ad esempio YouTube, quindi posso andare semplicemente sulle app, attivare YouTube e andarmi a vedere magari i video, chiaramente una volta che siamo fermi. Ma una vettura così esclusiva e anche costosa, è possibile che ha come personalizzazione esterna un adesivo? Veramente bruttissimo. Avete mai visto una stella polare in auto? Beh, questa volta si può fare perché guardate qua sopra, abbiamo il logo della casa direttamente proiettato sul tettuccio, visibile sia di notte che di giorno. Veramente bello il fatto di avere una copertura che nasconde quasi completamente le prese USB qua davanti, però guardate, una volta che collego il cavo, a quel punto, beh, diventa quasi inutilizzabile questa porzione di tappetino che magari potrebbe essere comodo per il passeggero. Utile anche se non così frequente, questa vettura ha il cosiddetto frunk, quindi il bagagliaio davanti, anche se piccolino, ma molto comodo magari per far stare giusto i cavi. Come vi dicevo, l'abitacolo è molto ben costruito e solido, ad eccezione di un dettaglio, una componente. Questo elemento che va a coprire la parte superiore del tunnel, perché se andate a vedere qua ci sono direttamente i segni di unione delle due componenti, quella di destra e quella di sinistra, ma non si poteva trovare una soluzione migliore. Eccoci quindi al volante della Polestar 2 BST Edition con 350 kW di potenza, quindi 476 cavalli di potenza massima e una coppia massima di circa 700 Nm, poco sotto, siamo a 680 Nm e tra l'altro attenzione perché poi con la 2024 arriveranno anche delle modifiche interessantissime che porteranno non soltanto la versione single motor ad avere il motore non più davanti, quindi a trazione anteriore, ma dietro, cioè a trazione posteriore, avrà più potenza, avrà una batteria più grande, si passerà quindi a 82 kWh, ma tutto questo arriverà proprio dall'autunno 2023. Adesso sono al volante invece di una versione 2022, quindi abbiamo comunque a disposizione il powertrain vecchio. Vecchio per modo di dire in realtà, perché abbiamo comunque 78 kWh di capacità della batteria e 350 kW di potenza massima, come dicevo. Ok, proviamo questa versione Beast della Polestar 2, modalità sport attivata, accelerazione, via! E la partenza è veramente impressionante, 476 cavalli di potenza massima con questa versione che tra l'altro raggiunge questa potenza via software, perché di base si parte da 300 kW per la versione dual motor con la batteria più grande, abbiamo però volendo poi la possibilità di sbloccare ulteriore potenza con l'acquisto del performance pack che ovviamente è di serie sulla 270 Beast Edition. E questa sarà una cosa molto interessante da vedere in futuro per tutte le versioni sportive che magari appunto semplicemente andranno a overclock, diciamo così, per prendere un gergo più informatico, proprio la potenza non del processore in questo caso, ma dei motori e della batteria, appunto raggiungendo livelli di potenza impressionanti e raggiungibili fino a poco tempo fa semplicemente con modifiche già più impegnative proprio a livello motoristico. Qua invece abbiamo comunque con due semplici passaggi tutta la potenza necessaria. Ora mi trovo a 80 km orari, freccia, andiamo subito a spingere sull'acceleratore e ne ha veramente tanta. Tra l'altro mi fa quasi più impressione il passaggio nel momento in cui siamo a velocità costante, andiamo subito sul gas per arrivare proprio a una velocità superiore rispetto a essere da fermi e partire in quel momento per raggiungere magari 100 orari. Sinceramente mi ha fatto quasi più impressione la ripresa rispetto che l'accelerazione. Questa Beast Edition tra l'altro ha anche un aggeggino veramente da appassionati, da smanettoni mi viene quasi da dire, guardate qua. Sollevate il cofano e qui davanti troverete due cilindri delle sospensioni anteriori Hollis che sono completamente regolabili, una cosa pazzesca per una vettura di serie, infatti è possibile tramite le ghiere andare a regolare il livello di smorzamento delle sospensioni solo anteriori e così che si può avere una vettura molto piatta in curva oppure più comoda sulle buche. La cosa pazzesca è che lavorando proprio sulle ghiere degli ammortizzatori la differenza su strada si sente tutta nel momento in cui andate a chiudere completamente gli ammortizzatori anteriori, solo quelli anteriori sono Hollis e sono appunto regolabili, beh a quel punto avrete a disposizione un'automobile davvero molto rigida, quasi una tavola, quasi fastidiosa su strada, sentirete davvero tutto quanto, ma l'anteriore diventa molto più solido, più granitico, avete minore affondamento una volta che arrivate in frenata e anche un minore sollevamento quando tornerete sul gas e qui
c'è bisogno, perché veramente la coppia è davvero tanta. Quando poi andate a regolare i settaggi intermedi potrete davvero cucirvi la vettura sulle vostre necessità e sui vostri gusti, in realtà. E questo è un qualche cosa che io personalmente non avevo mai visto su una vettura uscita così di serie. È la prima volta che lo vedo così facile anche da poter utilizzare semplicemente tirando sul cofano, e potete lavorare sulle ghiere senza quindi andare a lavorare direttamente magari smontando la ruota, o comunque lavorando in maniera anche un po' più complicata, se vogliamo. Qui è molto semplice, facile da utilizzare, davvero chiunque può giocare per trovare l'assetto migliore per l'anteriore. Fondamentale poi su una versione sportiva anche l'impianto frenante. Davanti sono Brembo, quattro pistoncini molto belli esteticamente, come avete visto, belli tamarri, ma sono anche molto molto potenti. Mi trovo ora nel tratto autostradale della nostra prova per parlarvi di quella che è l'autonomia nei lunghi viaggi, perché siamo sui 20 kWh per 100 km, ottenuti in una parte dell'anno, una stagione che è comunque particolarmente favorevole alle elettriche, perché non fa né troppo caldo né troppo freddo, quindi comunque consumi ottimali. Probabilmente in inverno si riesce a fare qualche cosina in meno, quindi saremo sui 22-23 kWh su 100 km una volta che viaggiamo a 130 km orari. Ma in questi giorni ho appunto ottenuto, queste sono soltanto ipotesi in realtà, perché io in questi giorni ho ottenuto comunque 20 kWh per 100 km, che se considerate una batteria che ha una capacità lorda, diciamo così, di 78 kWh e una capacità netta di 75, vuol dire poter comunque fare anche dei viaggi discretamente lunghi con una carica. Siamo tranquillamente sui 350 km, 360 km appunto con una singola la carica. Abbiamo poi meno efficienza su questa Polestar 2 nel momento in cui ci troviamo a viaggiare in città e fuori città, perché io personalmente non sono riuscito a ottenere risultati migliori di 23 kWh per 100 km in città e 25 kWh su 100 km nell'ambito extraurbano, quindi classica statale. Mi sarei aspettato qualcosa di meglio in questi due ambiti. Quest'auto è completamente diversa rispetto a una Tesla, nel senso che la Tesla è molto più rigida, da meno sensazione appunto di movimento laterale. Questa invece la senti più lavorare sulle sospensioni ed è una sensazione che personalmente preferisco. Sono due modi diversi di essere molto veloci su strada. In un modo hai una direzionalità immediata, un cambio di direzione immediato da parte appunto della Tesla. Qua invece hai un pochettino più di appoggio da parte della sospensione, che va anche bene. Quando però riusciamo effettivamente a spingere la vettura tra le curve, si comporta davvero bene, è veloce e tra l'altro ha anche tanta tanta trazione, il che personalmente non me l'aspettavo, visto comunque i pesi in gioco sono veramente importanti. Ha tanta trazione in curva, intendo dire che in velocità in percorrenza è comunque rapida. Come tutte le vetture pesanti, bisogna fare attenzione negli inserimenti e nei cambi di direzione, dove evidentemente la massa è fondamentale e gioca un ruolo negativo sulle performance. Quindi bisogna ben giocare e dosare sia il freno che l'acceleratore, impostare bene la traiettoria, essere un pochettino più delicati e evitare di essere troppo aggressivi sul volante. Tra l'altro, ecco, sul volante un aspetto che non mi è piaciuto un granché è proprio la direzionalità, perché è molto poco preciso come sterzo. Vedete che comunque non è tanto diretto l'anteriore, il che porta ad avere una scarsa sensazione di sportività e porta necessariamente a fare più movimenti nel momento in cui ci troviamo tra le curve. A giocare poi evidentemente a favore anche della velocità di quest'auto in curva è indubbiamente la barra antirolli anteriori in alluminio, ma tra l'altro anche l'assetto ribassato di 2,5 cm, quindi in maniera abbastanza importante rispetto alla versione di serie e tra l'altro rispetto alla versione standard. E tra l'altro abbiamo anche a disposizione questi cerchi bellissimi con una spalla della gomma molto bassa. Abbiamo cerchi da 21 pollici, una estetica sportivissima e un comparto sospensivo appunto di primissimo livello e davvero anche godurioso da potersi andare a regolare come si vuole. Secondo me questa vettura è stata migliorata tanto sull'aspetto della dinamica rispetto alla versione tradizionale, che appunto sulle sospensioni si muove un po' troppo, e poi soprattutto io l'avevo guidata anche con una gommatura invernale che fa tanta 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 differenza, quindi sicuramente quello può impattare, ma dal punto di vista delle sensazioni questa automobile riesce a sposare bene sia il concetto di vettura da tutti i giorni elettrica, quindi comunque con grande reattività, grande capacità e grande comfort, con pochissimo rumore che filtra in abitacolo, ma riesce anche a garantire livelli di divertimento davvero alti quando andiamo a pestare sul gas, ma anche quando andiamo proprio a impostare le curve e a giocare con il posteriore. Insomma, una berlina divertentissima da guidare, un'automobile che ha un po' meno efficienza rispetto a una Tesla Model 3, come dicevamo. E tra l'altro, attenzione, guardate il listino, andate a vedere direttamente sul sito andando qua sotto in descrizione, potete confrontare volendo la Model 3 con la Polestar e fatemi sapere quale scegliereste. Noi ci vediamo alla prossima, sempre con Stereo Ok. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ci vediamo alla prossima, sempre con Stereo Ok. Ciao a tutti.